maestro, buongiorno, bentrovati. Buongiorno. Appena concluso questo primo concerto dedicato alla Shoah, ho visto con piacere, abbiamo già pubblicato stamattina il vostro comunicato che ci mette sempre più il centro culturale di Via delle Rose con il pianoforte che abbiamo qua. Questi prossimi concerti, che significa concerti interattivi? Il pubblico non è più passivamente solamente ascoltatore, allora, ma sarà anche... Erano anni che covavo questo sogno nel cassetto, di dedicarmi a piano non soltanto d'estate a Villafondi, ma anche del centro culturale e quindi presso la biblioteca. Non sono dei semplici concerti, quelli che andiamo a iniziare in senso proprio la settimana prossima, ma sono delle lezioni concerto, cioè noi... intuendo la difficoltà che hanno molto spesso gli esecutori ad avvicinarsi al pubblico e il pubblico ad avvicinarsi agli esecutori, abbiamo dedicato 3 appuntamenti appunto alla spiegazione della musica, quindi è un momento di socializzazione del pubblico e di interazione del pubblico con l'artista, ma anche di approfondimento culturale, una educazione all'ascolto culturale, ed è rivolto soprattutto ai giovani, perché sui giovani noi dobbiamo contare per appunto affinché la musica continui a lanciare il suo messaggio come strumento di pace e di coesione. Quindi i programmi che abbiamo scelto tra l'altro non sono strettamente classici, abbiamo dato anche spazio al classico jazz, e l'esempio appunto del prossimo appuntamento, quello di sabato, di venerdì. Questo è stato l'unico appuntamento del sabato, ma i prossimi 3 saranno di venerdì 6 e 13 marzo, e concludiamo almeno per il primo ciclo con venerdì 6 marzo. E da un largo spazio alla musica jazz classica, e poi l'ultimo appuntamento appunto con un duo di bravissime e bellissime pianiste che farà un omaggio alla musica per il mondo. Maestro, vorrei che lei dicesse chiaramente che l'ingresso è gratuito. C'è necessità di prenotazione? Speriamo da un lato che non ce ne sia, speriamo dall'altro che ce ne sia, perché contiamo appunto di... Comunque abbiamo una bella sala ricca dei suoi circa 300 posti. Aver ubicato i concerti in questo spazio è anche per dare maggiore possibilità anche allo stesso Unitre, che è una testimonianza importante per la vita culturale di piano, quindi dà la possibilità anche ai soci dell'Unitre di venirci a... Il fatto che siano delle lezioni, ci sentiremo in imbarazzo? No, assolutamente, assolutamente. È interattivo, allora, concerti guidati sotto forma di lezione, ma non lezione in senso... Una guida all'ascolto semplicemente, dove si affronta l'aspetto artistico, culturale e sociale. Ma soprattutto la possibilità di abbattere quella che è normalmente la barriera che c'è tra esecutore, che già si trova sulla pedana, e il pubblico. Questi finiscono entro il 6 marzo. Il primo ciclo, compreso questo, sono 4 appuntamenti. Come interpreti abbiamo professori del conservatorio, degli studi di alta formazione musicale, docenti del liceo musicale, laureandi del conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli, professori delle scuole medie di indirizzo musicale. Insomma, abbiamo cercato di abbracciare tutti gli stili, tutti i generi e tutti gli esecutori. Possiamo dire con semplicità che questo centro culturale di Via delle Rose sempre più diventa faro per tutta la penisola sorrentina. Avete incontrato difficoltà da parte del comune? Assolutamente, una collaborazione totale. Senza l'aiuto del comune non avremmo potuto certamente creare questi eventi, perché la musica per noi non deve essere soltanto un momento di ricreativo per l'estate, di persone che vengono per esempio nella villa a godersi il fresco, il panorama e sentirsi così. Qua c'è richiesto un impegno, una motivazione, è richiesto una motivazione che d'altronde è anche facile comprendere, perché siamo nel periodo invernale, si sta in luoghi chiusi, però riscaldati anche dalla cultura. La ringraziamo e lasciamo il nostro in bocca al grazie, maestro. Grazie. Saluti.